Innanzitutto mi devi essere sincera su quel fallo di mano successo nel primo tempo. Cos'è successo, di la verità? Sì, pensavo fossi che fossi sulla linea, magari ero un attimino fuori, l'ho presa, ho provato a rientrare in aria, guarderia un peccato, però pensavo fossi sulla linea, invece mio compagno mi ha detto che ero fuori. Quindi sei stato aggraziato dall'arbitro? Sì, anche se ho visto che c'era il nostro difensore che era ritornato dietro, quindi magari non era proprio l'ultima, ma l'avevo lì davanti, non ho neanche allungato la mano per... Diciamo la parte più impegnativa durante la gara. La parte più impegnativa è stata il tiro di Piemonte, è stato un tiro forte, non me l'aspettavo sul primo palo, quindi ho aspettato un attimino, ha calciato bene, è stato un tiro molto molto forte, quindi era un po' difficile. Poi vabbè, le altre palle sono state uno contro uno, sono stata fortunata perché magari gli attaccanti non ci hanno creduto più di tanto, quindi sono riuscito a mettere una pezza. Sì. Forse sono partiti troppo forti, essendo una squadra che si deve salvare, l'organico comunque si è un attimino dimezzato con gli infortuni vari, anche di 3-4 giocatori titolari. Adesso siamo poche e stiamo cercando di riprenderci, anche se siamo un attimino in calo. Siamo state tanto in calo a gennaio, adesso c'è un attimo di ripresa, ci vorrà un po' di tempo, però penso che siamo partite magari troppo forti e adesso paghiamo l'inizio scoppiettante.